Spostare insieme a voi nel nostro divano e farvi conoscere un ospite che è Rosella Bottani. Grazie per essere con noi, buongiorno, benvenuta, eccola qui. Perché? Perché il tempo come lo si misurava un tempo? Bacio, come sta? Tutto bene? Bene, grazie. Auguri di buon anno, perché grazie, insomma qualche giorno è passato dal primo, ma a me piace sempre augurare all'inizio dell'anno, come facciamo tutti, ecco, il meglio. Allora, Maria Rosa Bottani gestisce un negozio di frutta e verdura a Belgioioso, una frazione di Pavia, appassionata di storia e tradizioni locali, è diventata, abbiamo saputo addirittura fino a noi qua a Roma, un punto di riferimento. La gente si siede, come sto facendo io, su una panchina, e c'è proprio lì fuori e ci si mette a parlare tanto della storia, delle tradizioni. Perché sì, oggi parliamo del tempo che viene misurato. Non vogliamo andare così tanto indietro, però certo che il tempo qualche decennio fa passava non come oggi. Vi era tutta un'altra percezione, molto più legata davvero alla terra, alle stagioni, perché il cibo era vita. Sì. È vero? Sì, è vero, è vero. Intanto vi ho portato questo fiore di buon auspicio. Che meraviglia! Che si usa mettere in tavola da noi a Natale, al primo dell'anno, perché porta buono, nel senso che fiorisce sotto il gelo e il freddo e la neve. Come si chiama? Calicanthus. Calicanthus. Ed è di buon auspicio. Rosella, nessuno mi aveva regalato un fiore, sono fortunatissimo oggi, altro che buon auspicio. Per tutto lo studio, ma soprattutto per i telespettatori. Certo, lo diamo proprio a loro, un pezzetto. Che porta buono. Per tutti. Allora, sì. A Belgioioso, come dappertutto in realtà, l'estate non era sinonimo, perché dobbiamo dire anche questo, in tanti posti del nostro paese per tanti anni l'estate non è stato sinonimo di mare, cioè chi neanche lo aveva mai conosciuto. Da voi il mare riferisce. Che cos'era? Mi riferisco proprio a chi? Sì, era niente, era il nostro fiume, il nostro grande fiume, il Po. Il Po. Il Po, sì. I Sabbioni. I Sabbioni, se vi ricordate, a giugno, sì, sì, sì. E a giugno si faceva questa famosa barca che poi è riuscita bene per quest'anno, meglio degli altri anni, perciò dovrebbe essere un buon inizio. Allora, spieghiamo bene ai nostri amici. Allora, torniamo indietro nel tempo, a tanti anni fa, quando praticamente il mare era veramente un lusso, per cui si stava praticamente a ridosso di un fiume e su questi sabbioni era come se fosse una spiaggia. E si viveva a contatto con la nostra natura, e questa natura che portava le sue tradizioni, questa natura. E noi il tempo passava proprio evidenziando queste tradizioni unite a momenti religiosi. A momenti religiosi. A momenti religiosi. Così? Si mescolavano questi due aspetti, sì, e ci si divertiva davvero con poco. Ah, beh, senz'altro. Ma è vero che addirittura questi sabbioni, per l'appunto, che questa davvero sabbia, possiamo dirlo, nel ridosso del fiume, che cosa si faceva lì? Perché era addirittura attrezzato con gli ombrelloni. Ah beh sì, senz'altro, era una spiaggia vera e propria, sì, questo però a giugno, verso l'estate. Sì, verso l'estate. Ci si vestiva come? E che cosa si faceva lì? Si faceva il bagno, ma soprattutto si prendeva il sole, che era salutare. E non c'erano creme solari? No, si usava l'olio sbattuto con un pochino d'acqua e poi si usava un pezzettino di tela di lino e ci si bagnava bene la pelle con questo ingrediente sbattuto bene ed era lenitivo. Sbaglio o mi hanno raccontato che i suoi nonni non avevano mai visto il mare? No, mai visto il mare. Per loro era qualcosa quasi irreale. Come se non esistesse, sì, veramente. Perché la Pavia non era mai... No, loro vivevano nel loro mondo, fatto appunto di queste tradizioni, che partivano subito a gennaio queste tradizioni. Ecco, ne vogliamo parlare di alcune di queste? Veramente, subito a gennaio, con l'anno nuovo. E con l'anno nuovo si comincia con l'inverno, che è il periodo più freddo dell'anno. Ah, e di conseguenza si seguiva il calendario, che per noi parlava il calendario, nel senso che
seguiva il ritmo dei giorni, ma questi giorni erano cadenzati come il 15, il 16, il 17, San Mauro, San Marcello, Sant'Antonio, i tre mercanti della neve. Portava, questo periodo era particolarmente freddo, a San Mauro ci si rivolgeva per i dolori reumatici. Infatti veniva esposta la sua reliquia e si pregava a San Mauro, perché in questo periodo così freddo i dolori aumentavano. I dolori aumentavano. Allora ci si rivolgeva a lui, ma soprattutto in questo periodo c'è un detto che se vuoi mandare i dolori al diavolo, metti le verze sul tavolo. Sì, perché i dolori erano forti e le verze erano salutari e lenivano un pochino questi dolori. E in più le verze in questo periodo sono buonissime perché brinate dal gelo, si conservavano accatastate nell'orto. E con la brina e il gelo diventavano croccanti. E quindi ancora più buone, è vero? Certo. Poi anche contro i dolori così forti si prendeva la foglia della verza, si schiacciava un po' con la bottiglia e si metteva proprio direttamente sui dolori. Questi erano c'era un impacco di naturali. Certo, naturali. Subito insieme a San Mauro abbiamo Sant'Antonio, che è il protettore degli animali, si benedicono ancora nelle stalle. Tante parrocchie, Ma soprattutto allora nelle stalle venivano benedetti questi animali, perché gli animali erano importanti per l'agricoltura, non c'erano macchine agricole. Anzi, quell'investimento erano proprio gli animali che avevano un valore grandissimo. Il lavoro veniva svolto solo dagli animali e dall'uomo, che era durissimo, ecco perché anche cercavano di allontanare i dolori reumatici, perché dovevano affrontare il lavoro manuale, fisico, estenuante, della campagna. Freddo o caldo in tante ore a fuori, primavera, che primavera o diminuiva il lavoro. E allora si usava abbellire le stalle con l'edera selvatica e poi le donne facevano i fiori di carta per abbellire le stalle, ma soprattutto l'altarino, l'altarino di Sant'Antonio, che veniva fatto nelle stalle con l'effigie del santo, e lì si riunivano le famiglie a pregare e ai bambini veniva poi dato, venivano regalate le castagne secche. Buonissimo. Abbiamo poi uno spiraglio di bel tempo verso il 20 di gennaio con San Sebastiano, Sebastiano, San Bassano con la zappa in mano e Sant'Agnese la lucertola corre per la siepe. Un pochino il tempo si mitiga un attimino e però c'è sempre un però. C'è sempre purtroppo. Ecco, Sant'Agnese porta in dote 3 carri di neve. Attenzione. Ritorna il cattivo tempo. Infatti siamo. Arriviamo ai giorni della merla, i giorni freddi. Più freddi. Dove, dove i merli non cantavano perché scendeva vento gelido di tramontana e col vento gelido si rinnovava le zuppe, le calde zuppe. Questa è una foto di... Della zucca. Sì, eccola qui che la vedo bene, con... ecco tantissimi. Che è riferita a Sant'Antonio, perché è tradizione propria a Sant'Antonio tagliare la zucca e regalarne una fetta, così da che porti buono. Un buon auspicio. Sì, di buon auspicio sempre. E la zucca veniva poi cucinata in diversi modi, o con la buccia, come vede lì al forno, un pochino zuccherata da dare ai bambini, oppure in frittella, ma o riso e zucca, che da noi si usa tanto, ed un è riso buonissimo. Morbido. Io adoro la zucca, che è molto dolce, anche la vostra è molto dolce. Sì. Un'altra foto insieme che vogliamo mostrare è quella del vaso. Vediamo un attimino se riusciamo a vederla insieme. È la famosa insieme. Barca che, le dicevo, era riuscita bene. Ecco, spieghiamo bene, quest'anno, perché questa è una tradizione molto riuscita. Antica in cui, ecco qui il vaso, si intreccia ovviamente sacro profano, però fa parte di una tradizione di e noi la prendiamo Diciamo così. Veliero, che è rimasto
È riuscito bene, perciò allora, un buon inizio d'anno. Come si fa? Perché in tanti bambini erano lì curiosi a vedere che cosa si faceva con questa bottiglia, perché all'interno che cosa ci si metteva? L'acqua che arrivava fino sopra la metà del fiasco, poi si versava dentro il bianco dell'uovo, si metteva alla rugiada della notte e nell'erba bella alta. Si metteva proprio in mezzo così? Sì, così. Al mattino vedevamo i risultati. Quest'anno questa barca veniva fatta a giugno, San Pietro e Paolo, e dura tutto l'anno il significato, fino a giugno dell'anno prossimo. E quindi doveva, diciamo così, la credenza popolare è che nel caso in cui, come questo vaso, l'albume avesse preso durante questa esposizione alla rugiada la forma quasi di un veliero, ecco dunque la barca... di San Pietro e Paolo, che per l'appunto davano allora, perché sono sempre credenze, certo. Sempre credenze popolari, davano allora una buona interpretazione. E così la si conservava tutto l'anno? No, dopo a mezzanotte, veramente, verso mezzogiorno scendeva, perché cominciava San Paolo. Ecco qui che la vediamo un po' meglio. Ecco, vede com'è bella. È un buon inizio, perché soprattutto abbiamo avuto anche quest'autunno buoni raccolti, certo. Perciò un buon inizio. Allora, lo specifichiamo ancora una volta, ovviamente credenze popolari, credenze, che restano così, sia chiaro, così, però sono curiosità anche che almeno uno così conosce. Stanno arrivando quei giorni, ne parlavamo anche poco fa, Rosella, i giorni... Della merla. Più freddi, quelli ci siamo abituati freddi. A questo inverno in qualche modo mite, sì, più o meno ovviamente, restiamo in Italia. E a proposito di tradizioni legate a questi giorni? Alla merla, dice i giorni della merla, beh, c'è proprio la riscoperta di queste zuppe, sa? Noi di Pavia siamo famosi per la nostra zuppa, ma soprattutto in questi giorni veniva fatto lo zuppone al suipon col pan giallo, col pane giallo, quello un po' grezzo di mais. Ecco, venivano messe in ammollo i fagioloni corona bianchi, corona bianca e borlotti. E poi si univano tutte le varie verdure, sedano, carota, due coste di bietole, due foglie di verza. Dovremmo avere una foto con te proprio al lavoro. Eccola sì, qui, che vede, la regia ce la fa vedere. Ha tutta la verdura, patate, carote. Nel suo regno, Rosella, è vero. Sì, la cucina, l'altro suo regno. È vero. Con l'amo molto. La zucca, poi un sacco di poi il porro e soprattutto il trito, si aggiungeva questo trito di lardo, prezzemolo e aglio, che dava gusto ai fagioli e che dà, perché si ripropone sempre. Anche adesso si accompagna giorni. Un po', anche bisogna usare la vecchia zuppiera della nonna, però, Ma perché... vogliamo dare un pizzico di ricetta, magari veloce, che ci segue la famosissima zuppa? Allora, si mettono ad ammollare i fagioli la sera prima e poi il giorno dopo si fa il brodo di verdura, queste verdure che le ho appena detto, aggiungendovi il trito di lardo, prezzemolo e aglio che esalta il gusto dei fagioli. Poi nella vecchia zuppiera della nonna si mette il pane rotto, il pane giallo grossolanamente. A pezzettoni, A pezzettoni, si cosparge di grana grattugiato e vi si versa su tutto il brodo con le verdure. Buono. Si copre per un 10 minuti che il pane si sciolga un pochino, anche il pane e oltre il formaggio. E buon appetito. E buon appetito per il grande freddo. Per il grande freddo. Sì. Per il grande freddo dei giorni della merla, che sono per l'appunto per tradizione quelli più freddi dell'anno. Più freddi dell'anno. E andando avanti con i mesi, si arriva... Subito abbiamo la candelora a febbraio, dove si benedicono le candele in chiesa. Questa candela viene tenuta in casa a ricordo della luce del nostro battesimo, luce che l'inverno comincia a passare. Perché luce? Perché abbiamo, rispetto all'inizio dell'anno, una buona ora in più di luce. E c'era un detto che alla candelora all'inverno siamo fuori, ma se piove, nevico, tira vento, per 40 giorni siamo ancora dentro. Infatti non me la ricordavo proprio così. Poi si arriva a Carnevale. Carnevale. A Carnevale l'orto e la siepe sono da rifare,
perché ai contadini veniva dato questa mezza giornata di ferie e ne approfittavano per lavorare, per vangare l'orto che poi sarebbe stato seminato e coltivato dalle donne, dalla donna di casa, era sempre la donna che coltivava, seguendo le fasi lunari, sempre da calendario. Perché avevano in qualche modo una sì, per avere verdure giuste, rigogliose, perché se si sbagliava la semina con la luna sbagliata, non si La terra è sempre stata legata, legata a questo, alla tradizione. E sicuramente al tempo. E al tempo, sì. E poi abbiamo subito dopo il giorno, la quaresima. E la quaresima si usava subito, nei primi giorni, seminare nelle bacinelle il frumento e l'orzo. E poi queste piantine germogliavano al buio, tenute al buio, crescevano bianche. Poi queste bacinelle si portavano poi sul Santo Sepolcro, ad adornare il Santo Sepolcro. E le piantine venivano poste poi nei campi per preservare i campi dalle intemperie. Certo. Era periodo di magro e digiuno, perciò si andava nelle campagne a raccogliere le giovani erbette di campo, quelle selvatiche, e si facevano tampurì da sacre tempore, periodo di magro e digiuno. Si lessavano nell'acqua e si facevano saltare in padella solo con un goccino d'olio. Bastava quello? Bastava quello. Per poi arrivare alla fine della primavera, quando ad aprile, quando l'anno ha 100 giorni, semina ciò che vuoi. L'anno al gaccendì su mena quel perché è il periodo dell'anno dove veramente meglio prende. Di notte non ci sono più non c'è più brina, allora la verdura cresce rigogliosa. E resistono tutte. Ma poi qui c'è un altro bel detto. E diciamolo. Che se semini zucche, zucchine al primo giovedì d'aprile diventano grandi come un barile. Se li semini dopo una settimana, si gonfiano, diventano grandi come una damigiana. Bellissimo. Il nostro calendario scorre veloce come il tempo della nostra puntata. Dove andiamo? Dove andiamo a fermarci? Beh, queste tradizioni io cerco di tramandarle perché, come vede, sono la storia, piacciono. Certo. E poi è la nostra vita. Noi viviamo vivevamo e si vive ancora seguendo questo calendario, queste tradizioni. Tradizioni che scrivo sul giornalino parrocchiale mensilmente e che leggo periodicamente alle ospiti della Casa Guanegliana di Belgioioso e insieme ricordiamo piacevolmente come abbiamo fatto con queste signore. Vogliamo ricordare ancora qualche altro appuntamento? Eravamo arrivati allora, alla primavera. Allora, importante giugno con San Giovanni, la raccolta della camomilla. Che veniva fatta 15 giorni prima della data di San Giovanni, veniva raccolta, lasciata asciugare bene bene, poi setacciata e l'ultima notte, la notte che porta in San Giovanni, veniva setacciata ancora e lasciata lì a prendere la rugiada, in modo che poi all'indomani si sarebbe invasata nel vaso di vetro e dentro non si formavano ragnatele per tutto l'anno, usata come lenitivo, come tranquillante serale. Ecco. Bellissimo. E poi a giugno, e poi si va verso l'estate con le angurie, la raccolta delle angurie, che con l'anguria. Che ci si fa? Si mangia, si beve, ci si lava la faccia. Ah, è vero! L'anguria andava sempre soltanto mangiata con la bocca, mai con coltello. E per quindi, gustarla. Perché essendo così grande, andava proprio mangiata poi così. Anche il gusto, sporcava tutta, tutta la faccia, è vero? Sì, è vero, è vero. Poi si arriva alla raccolta del riso autunnale. E a Natale con le tradizioni, le grandi tradizioni del presepe, che si cominciava proprio alla Madonna, la raccolta del muschio per fare questo presepio in casa. E poi alla novena prima di Natale, dove tutti ci si radunava nei vari cortili, a casa di uno, a casa dell'altro, proprio dove c'era il presepe, si faceva la novena e si cantava il dormidormi. Per poi arrivare a Natale, che vabbè, tutta la... le varie tradizioni natalizie che sono veramente tante. Allora, un bacio a Rosella, glielo devo dare perché... Grazie, buon ritorno anche su. Nessuno mi aveva mai regalato dei fiori, quindi voglio dire. E questi, idealmente a tutti i telespettatori che sono a casa, apposta. Perché questo fiore che nasce deve soltanto portare al gelo.